Benvenuti su Fossero 76 Channel, nella fantastica cornice dello stadio Dall'Ara. Sta per iniziare la finale di Supercoppa Wisp tra Fossero 76, campione in carica, contro San Marino. È iniziata la partita tra Fossero 76 e San Marino. Possesso palle del San Marino. Franzoni smista il pallone sulla destra. Bruschi, la palla per Gollinelli, il taglio è buono ma lungo di niente. Fallo di fondo. Campo bellissimo, colpo d'occhio eccezionale. Ecco il Fossolo e la Torre Maratona, che si gusta anche lei lo spettacolo della finale di Supercoppa Wisp. Franzoni, Gollinelli, il tiro dalla lunga distanza, esce alla sinistra del palo protetto dal portiere del San Marino. Appoggia Vannini, ancora lo scambio tra i due giocatori. Franzoni, adesso Gentilini. Percussione di Vannini, tratto un tiro in scivolata, ricadendo. Gentilini che cambia lato verso Franzoni, avrebbe spazio, effettua il tiro. Alto! Rimessa laterale, Gollinelli. Traversone, Gentilini! Pregevole rovesciata, mezza rovesciata dal limite dell'area. La palla che è uscita di poco a lato del portiere del San Marino. Palla mette in difficoltà Naldi, che deve uscire di gran lena per anticipare il giocatore del San Marino. E l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi o nelle proprie panchine. Decreta la fine dei primi 40 minuti regolamentari sul punteggio di 0-0 tra Fossolo 76 e San Marino. Siamo giunti al tredicesimo del secondo tempo, punteggio sempre 0-0. Poche occasioni da gol da entrambe le parti, qualche tiro, portieri poco impegnati. Torelli, lancio lungo in direzione di Lolli, il controllo del numero 10, all'indietro verso Bruschi, serve Franzoni, si gira, Franzoni, carica a sinistro, intervento sicuro del portiere del San Marino, ma anche Brunaccioli non scherza. Ancora Brunaccioli combatte, si impossessa della palla San Marino, cambia lato sulla sinistra, a percussione del giocatore maglia azzurra, il numero 10, affrontato da Bruschi, lo intercetta, lo ferma e fa ripartire Lolli, ancora Lolli, la palla deviata dal giocatore maglia azzurra. Morelli imperioso nello stacco e Gentilini nel controllo, avanza Gentilini, apre sulla destra verso Franchi affronta il numero 4 e conquista un calcio d'angolo. Morelli, diagonale intercettato da 16, ma è ancora Fossolo. Fabri, Franzoni, apre in direzione Gentilini, in posizione regolare, Gentilini, punta l'uomo Gentilini, entra in area, Gentilini, il contatto sul pallone, reclamano in rigore i giocatori maglia gialla, ma il giocatore è intervenuto sul pallone, calcio d'angolo. Franzoni, lo scambio con Agresti, ancora Franzoni, cerca di servire Fabri, mantiene possesso della palla. Pavone, c'è la sovrapposizione di Vannini, ma capisce tutto il giocatore del San Marino che intercetta il pallone. Massari ancora lui.
partita. L'arbitro fischiato un fallo decisamente dubbio. Tratteramento, adesso c'è la punizione del San Marino, la palla alta, nulla di fatto. Questa è la palla Parise. Franchi, si libera Franchi, il dribbling di Franchi, elegante nel controllo, non si intendono i due giocatori del Fossolo, pericolo, c'è la posizione di fuorigioco. Fuorigioco, il numero 13. La palla per il numero 13, entra in area l'incursione, mette la palla in mezzo, Fuligni in due tempi neutralizza il traversone del numero 13. Tacca San Marino. Numero 10 avanza, entra in area, la percussione del 10, il tiro, la parata di Fuligni e ancora il tentativo del numero 13, pericolo per il Fossolo, la parata di Fuligni. Palla in mezzo, termina a terra un giocatore e l'arbitro fischia la fine dei tempi regolamentari ed ancora continua la lotteria dei rigori tra Fossolo 76 e San Marino. Punteggio 0-0 dei primi 80 minuti e adesso assegneranno la coppa dal dischetto. Inizia la lotteria dei rigori sul dischetto. Franzoni, la rincorsa di Franzoni, il tiro della rete, il gol di Franzoni, 1-0 per il Fossolo. Dal dischetto il numero 10 per il San Marino, la rincorsa, il sinistro e la rete, l'1-1, parità tra le due squadre. Dal dischetto per il Fossolo, Gentilini, la rincorsa, il destro, la respinta del portiere, la parata, il risultato rimane 1-1. Numero 9 dal dischetto, la rincorsa del San Marino, il tiro e la parata di Fuligni! Rimane in parità il risultato, Fuligni si dimostra ancora para rigori. Sul dischetto Vannini, la rincorsa del numero 6, il destro, il tiro e la rete, si porta in vantaggio il Fossolo, Vannini porta le squadre sul 2-1. Sul dischetto numero 14 del San Marino, Fuligni allarga le braccia, cerca di percepire le vibrazioni, alla battuta 14, il tiro e la palla esce! Il Fossolo rimane in vantaggio per 2-1. Sul dischetto Fabbri, siamo sul 2-1, vantaggio di un gol per il Fossolo, la rincorsa di Fabbri, il tiro e la rete! 3-1 per il Fossolo, Fabbri gol! Alla battuta il portiere del San Marino, portiere contro portiere, la rincorsa e la rete, preciso il sinistro del portiere del San Marino che gonfia la rete del Fossolo, 3-2. Alla battuta Bruschi, siamo sul 3-2, Bruschi, la rincorsa, il tiro e la rete! Ancora i rigori, ma ancora porta a casa la coppa, la Supercoppa Wisp è giallo-blu,
La sofferenza, tutti spazi, ma il forse è questo, bisogna soffrire fino alla fine, ma la coppa torna a Viale Sensi da 52.